Siamo qui, quest'oggi si è presentata questa campagna sociale Mettici il cuore, una campagna appunto proprio per fare di più, per dare il meglio. Già l'eccellenza dell'Italia e non solo, in tutto il mondo, il reparto di chirurgia appunto nell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Noi siamo in compagnia del presidente Giuseppe Profiti. Ecco, quest'oggi questo obiettivo, una raccolta fondi che partirà da adesso in tutti i mezzi stampa, in tutti i mezzi di comunicazione, una raccolta fondi per fare sempre di più su 14 posti letto, un nuovo sistema quindi informativo, utilizzando nuovi dati, si dà la possibilità ai bambini di appunto accedere a nuove ricerche, a migliorare quello che già insomma si sta facendo. Pensiamo a 600, più di 600 pazienti l'anno, dico bene? Sì, buongiorno ai radioascoltatori. Sì, 600 bambini all'anno in terapia intensiva, per un totale di 1.500 procedure, bambini e interventi fatti all'anno. Questo mette l'ospedale Bambin Gesù ai vertici europei e internazionali, sia in termini di quantità che di complessità delle prestazioni. Perché investire, la necessità di investimenti continui in tecnologia, credo che un dato possa far comprendere meglio di ogni altra spiegazione. Fino a 10 anni fa i 2/3 degli interventi al cuore dei bambini venivano fatti a cuore aperto, quindi aprendo il torace dei bambini, e solo 1/3 con procedure mini-invasive. Bene, a distanza di 10 anni il rapporto si è completamente ribaltato, circa i 2/3 sono fatte con procedure che comportano mini-invasive, quindi che non comportano grandi traumi, e solo 1/3 di questi finisce in sala operatoria con interventi tradizionali cardiochirurgici. Oggi la tecnologia ci consente quindi di arrivare prima e meglio dove qualche anno fa era addirittura impensabile arrivare. E la tecnologia va rinnovata costantemente, la tecnologia costa, è quella che ci consente non solo di studiare le migliori cure, ma anche di studiare le cure migliori di domani. La campagna di oggi ha il senso di lanciare questo nuovo messaggio, grazie a tanti partner che ci supporteranno in molte azioni, con lo scopo di dare un senso ad ogni singola azione, a chi coloro i quali doneranno, dare riscontro di dove andranno le loro risorse per restituire un qualcosa che ripaghi di quello che vuole essere un gesto di cuore, e noi ci auguriamo anche di testa, nella misura in cui alla generosità si aggiunge l'intelligenza del donare, del saper cosa e a chi donare. Ecco, lo spot quest'oggi che abbiamo visto a forma di cartone animato però è basato su una storia vera. Sì, noi lo abbiamo chiamato Marco, ma in realtà l'ispiratore, l'indiretto protagonista, il titolare della storia è Saverio. Saverio è il ragazzo, il primo dei ragazzi a ricevere un cuore artificiale permanente, il primo intervento al mondo, l'intervento che ha consacrato con il primato, l'ulteriore primato tecnologico del Bambin Gesù a livello mondiale, nello studio proprio di questi nuovi apparati tecnologici che consentiranno, ci auguriamo presto, un giorno, di sostituire con un prodotto della tecnologia un organo che insomma presenta qualche difetto in qualche bambino. Bambini per i quali sempre meno, vista l'età nella quale si interviene, è sempre meno possibile disporre di un organo alternativo, e quindi la tecnologia un giorno sopperirà anche a questa necessità. Guariscono i bambini che sono stati operati, che vita svolgono? Sì, i bambini che sono stati operati diventano adolescenti, poi adulti, che seguiamo ovviamente, che sono con i quali in un certo modo stabiliamo un contatto, stabiliamo delle relazioni. Buona parte di loro saranno protagonisti di queste azioni. Sono ex bambini, ormai adulti, che conducono in buona parte dei casi una vita normale, in altre volte una vita molto simile a quella normale. Sono il risultato dei nostri sforzi, delle nostre intelligenze, un po' della nostra professionalità, e quando dico nostra dico di tutti coloro i quali, operatori sanitari, operatori tecnici, lavorano all'interno di questo ospedale, ma un po' di tutti gli ospedali italiani. Le prossime iniziative sociali qui a Bambin Gesù? Alle prossime iniziative sociali qui a Bambin Gesù direi che la campagna inizia ora, si sviluppa attraverso una serie di iniziative fuori dall'ospedale e iniziative che azioni che si concluderanno idealmente con il concerto del 2 dicembre, il concerto nell'Aula Nervi, che vedrà quest'anno
l'esibizione del maestro Bocelli, che ha deciso di aderire a questa, con la consueta sensibilità, ha deciso di aderire a questa sua, a questa iniziativa, e, prestandosi ad essere il testimonial dell'evento conclusivo, e quindi, come ci auguriamo tutti quanti che partecipiamo a questa maratona, uno che insieme a noi attraverserà il traguardo, l'obiettivo della nuova terapia intensiva. Grazie, buon lavoro, ringrazio Giuseppe Profitti, presidente dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, per il momento è tutto.